Attraverso l'uso di vari social network e siti di news, gli alunni del liceo di Rio Niro cercano notizie sulla tragica morte del ragazzo italiano ucciso in Egitto. Abbiamo contattato con una mia compagna, una ragazza egiziana, e le abbiamo chiesto cosa ne pensa sul caso di Giulio Regina. Abbiamo creato questo gruppo Facebook in cui condividiamo tutti i link riguardanti questo caso, inserendo anche degli hashtag, facendo sì che siano maggiormente visibili. Sì, in effetti è di un'iniziativa che interessa molto i nostri ragazzi in quanto cercatori di informazioni in un mondo quale quello che risulta essere internet. Stiamo firmando la petizione per Giulio Regini e successivamente la pubblicheremo sul gruppo Net Surfing Egypt for Giulio Regini. Hi everyone, I'm here working with my classmates and schoolmates about the Regeni case, the guy that has disappeared in Egypt. And so we're using like the internet and the web to get more information. And I think it's better than Facebook to, especially for our purpose, because it's mostly joined also by Northern African people. Io personalmente ho dovuto contattare diversi civili. Ho contattato questi due ragazzi, Yasser, scritto in caratteri arabi, e Karim El Shenawi. Con il primo ho avuto una buona discussione, perché comunque ci ha detto quello che ne pensava. È un egiziano, condanna questo incidente. E poi abbiamo parlato anche pure di calcio, dice che in Egitto deve stare in amicizia, un po' di cose così. Siamo partiti da un'idea di animazione digitale. Abbiamo proposto agli studenti e ai docenti dell'istituto un'idea che sviluppasse i temi della prossemica. Quanto siamo vicini ad altre culture e come possiamo avvicinarci meglio ad altre culture con internet. Grazie. Ho trovato un articolo di giornale nel quale si parla, Al-Sisi dice che il problema sul caso Regeni è stato creato semplicemente dagli egiziani e dai giornalisti e dai media che il giorno dopo l'uccisione di questo ragazzo hanno iniziato a diffondere notizie secondo Al-Sisi false. Grazie a questo lavoro abbiamo ragionato sulla nostra identità digitale e sulle competenze trasversali digitali nel web. Cittadinanza mondiale, legalità transnazionale e multicultura. Ma il nostro Internet Day non finisce qui. Per restare aggiornato, punta con Aurasma App la foto di Giulio per connetterti in realtà aumentata con il nostro blog e i nostri gruppi social. Verità per Giulio.